partecipo con piacere perché ritengo che senza nessuna piaggeria che il libro di Piero sia importante, soprattutto perché è un libro intrigante e noi abbiamo bisogno di libri che facciano oggi discutere, di libri che ci permettano di rimetterci in discussione sia per le parti su cui siamo d'accordo sia per quelli su cui non siamo d'accordo, e che intreccia appunto una ricerca permanente, direbbe Balibar, una ricerca con, anche con la militanza che ancora quotidianamente, come diceva anche Piero, portiamo avanti. Siamo nani appunto sulle spalle dei giganti. Io riprendo appunto alcune, in 15 minuti, 20 minuti scarsi, quindi con, in maniera anche un po' disordinata, in quattro osservazioni, il contributo che poi abbiamo discusso anche in alcune presentazioni con Piero e con altre compagne e compagni, che appunto Piero ha intitolato Il comunismo fuori del comunismo nel libro. Intendo dire fuori il comunismo, fuori dall'ortodossia comunista, appunto chiamiamola così per brevità ufficiale. Tra l'altro, come Piero sa, questo l'abbiamo discusso molto spesso, io poi sono innamorato delle eresie della Luxemburg, poi non essendo mai stato dall'altro nel Partito Comunista, quindi in questo ho una vicenda, 68 ad oggi, appunto abbastanza eretica. Cosa volete salvare? Ci chiedeva appunto poco fa, a fine mattinata, Piero. Ecco, io su questo faccio solamente appunto quattro osservazioni. Il capitale globalizzato, appunto diciamo volgarmente, noi dobbiamo abbandonare fino in fondo, credo, questa è la prima osservazione che faccio, il nostro eurocentrismo. Anche nel momento in cui analizziamo il futuro post-industriale, nel momento in cui analizziamo quella che chiamo appunto la spazialità del capitale, che poi io credo sia la base del classismo contemporaneo. Io vorrei che noi discutessimo, non vi è qui Roberto adesso più, ma faceva un intervento interessante questa mattina, io vorrei che discutessimo cosa accade in Cina per quanto riguarda appunto la classe operaia, i rapporti classe operaia, Stato, padronato. Giustamente ricordava Piero, la Cina è in una fase di grossa ristrutturazione, di formazione di un'ampia borghesia, anche per ragioni di domande e offerta, di un'ampia borghesia interna, addirittura appunto sta discutendo uno statuto dei diritti dei lavoratori e quindi cosa questo significa nella costruzione appunto di una borghesia cinese di alcune centinaia, di 500-600 milioni di persone. Potremmo parlare dell'India, come potremmo parlare del Brasile, della classe operaia appunto in Brasile. Io credo che dovremmo parlare più attentamente di cosa significano le grandi migrazioni per quanto riguarda la formazione proletaria in qualche modo primaria, perché a me è capitato quest'estate di partecipare ad alcune lotte dei braccianti neri a Nardò. Potremmo parlare appunto dei raccoglitori del Bergamotto a Reggio Calabria, oppure la mia terra dei migranti che lavorano a Castelvolturno, e dei processi di auto-organizzazione che in qualche modo si stanno determinando. Io credo che noi non dobbiamo sottovalutare appunto che quando parliamo di nuovi proletariati, di classismo contemporaneo, dobbiamo vedere e analizzare fino in fondo l'attraversamento dell'auto-organizzazione proletaria e migrante, che noi dobbiamo saper anche sollecitare, saper anche aiutare. Giustamente Piero parla di meticciato, a me piace molto, ne ho parlato anch'io nel mio testo dell'83, e siamo d'accordo, ma parlare di meticciato significa rimettere in discussione la formazione sociale, significa rimettere in discussione lo stato sociale, rimettere in discussione la scuola, la sanità, significa cioè ricostruire la società su basi nuove. I grandi temi quindi dell'occupazione e della sua qualità appaiono ancor più a me e non meno connessi alla logica di fondo del capitalismo, e ancor di più allora si porrà il tema del grande superamento, e non solo della tutela, del lavoro salariato, e anche il tema ancor più radicale del lavoro liberato e della liberazione dal lavoro.
E sono infine convinto che le trasformazioni strutturali del mercato del lavoro sempre più frantumeranno il tradizionale proletariato e che quindi, qui è un'altra provocazione insomma, intelligente di Piero a cui rispondo, su cui dico la mia, e quindi la sua unificazione però, a mio modesto avviso, dipenderà in futuro meno che in passato dallo strumento sindacale. Siamo in una fase appunto di rivoluzione passiva, lo diremmo classicamente, avendo sempre più bisogno di un progetto politico e di movimenti che incidano direttamente sulla struttura dello Stato, dell'economia, delle stesse strategie tecnologiche e molto degli apparati formativi. In questo senso sono d'accordo con Piero, dobbiamo parlare di alleanza sociale, di come si ricostruiscono nel conflitto in essi appunto le connessioni diciamo all'interno di un blocco sociale che oggi non esiste ma che dobbiamo costruire con un sistema di valori, appunto lo spirito di scissione, diremmo in senso gramsciano, con un sistema di valori che la sinistra ha completamente perso, anche i comunisti in questo appunto è vero si sono autodistrutti, un sistema di valori, un'idea di società che non abbiamo, che non c'è e che va ricostruita a partire dal conflitto giorno dopo giorno. Anche sul punto di vista, anche dal punto di vista, ne abbiamo discusso, si era discusso questa mattina, come dire, ideologico fino in fondo, perché il messaggio, e oggi l'ideologia, come vediamo all'interno della società contemporanea, è uno strumento fortissimo di potere, la lotta, la cosiddetta guerra fra poveri, che poi insomma, non mi piace chiamare così, la lotta dell'ultimo contro i penultimi, insomma il passaggio dalla lotta di classe alla lotta di luogo in qualche modo. Ecco, io credo che noi dobbiamo recuperare questo aspetto, che è in la parte costruente, sul primo punto, cioè il messaggio, il sistema di valori che è il fondamento, la base materiale per affrontare la rifondazione di una tensione ideale che diventa appunto, come diceva Marx, forza materiale in una società che è molto sfibrata, molto frammentata, con un populismo nella pancia, ma è un populismo che parte dalla presidenza del Consiglio, non a caso, cioè che parte appunto dal potere e non solamente ovviamente con questo governo, ma anche con quelli precedenti. Insomma, io non sono per buttare il bambino, ma certamente appunto per buttare tanta acqua sporca. Perché dico che non sono per buttare il bambino? Perché non vorrei appunto che la cosiddetta attualità di Marx, mi riferisco adesso a elementi di saggi, soprattutto inglesi, anglosassoni, americani, ma penso per esempio alla propaganda delle copertine dell'Economist o del Financial Times, ecco, io credo che noi non possiamo nemmeno permettere che venga sequestrata in una fase di crisi della globalizzazione liberista, sequestrato il patrimonio teorico di Marx in qualche modo da, come dire, da forme di liberismo temperato o di capitalismo, meno violento o perlomeno da una lotta interna allo stesso capitale. Io credo che noi in questo senso, Piero, dobbiamo recuperare alcuni punti fondamentali per esempio della critica dell'economia politica, che ritengo un cantiere ancora oggi importante di teoria critica, perché lì Marx ci richiama innanzitutto, primo punto, sono tre quelli principali a mio modesto avviso, ci richiama un'ineludibile radicalità anticapitalista, ciò su cui poi ha fatto bancarotta il movimento operaio europeo, ha fatto bancarotta la socialdemocrazia che, come si diceva poco fa, ha rivotato poi i crediti di guerra, ha fatto bancarotta il comunismo italiano a partire appunto da Togliatti, non è mai stato togliattiano appunto, e oggi appunto ci fa dire che il Partito Democratico è l'architrave appunto dell'ordine economico capitalista, e cioè l'analisi della capacità radicale, rivoluzionaria e anarchica del capitale. Su questo è stata una grande discussione, diciamo, nel cosiddetto comunismo italiano. L'immobilismo, il conservatorismo, il superamento appunto attraverso lo sviluppo, oppure dall'altra parte l'anarchia
del capitale, e quindi in questo senso la critica dell'economia politica ci richiama ad una radicalità anticapitalista molto forte, che a me pare più che mai attuale. Quando nel libro primo del Capitale Marx scrive, appunto, me lo sono appuntato, nella società capitalista si realizza una vera e propria personificazione delle cose e reificazione delle persone, e aggiunge, quindi, al contrario di quello che diceva Piero, qui è proprio una discussione su un testo, dice: il proletariato, se vince, cambia la società, ma cambia anche se stesso. Cosa vuol dire per cambiare se stesso? Poi non viene sviluppato successivamente, ma vuol dire che non pone, appunto, il proletariato industriale, dicevi tu, ha vinto, quindi finisce il conflitto di classe. Beh, questo poi avviene, diciamo, nella storia dell'Unione Sovietica, ed è un punto fondamentale, ma non c'è nella critica dell'economia politica di Marx. Ecco, io penso che quindi non possiamo balbettare qualche emendamento keynesiano, soprattutto oggi, ma concepire, appunto, la creazione dell'attività sociale come trasformazione radicale della sfera della produzione. E quindi torniamo, appunto, alla critica dell'economia politica, cioè non il valore di scambio ma il valore d'uso, la ricchezza delle relazioni sociali liberate dallo sfruttamento e dall'alienazione. Infatti, è la seconda osservazione che si ricollega, come scrive per esempio autorevolmente Luciano Gallino, che voglio ricordare anche con commozione, la lotta di classe la fa oggi dall'alto il padrone, appunto le sinistre sono ridotte ad un ruolo marginale. In Italia come in Europa la crisi della rappresentanza, sono d'accordo con alcune osservazioni che venivano fatte poco fa, la Nobile, è ormai crisi della democrazia costituzionale, appunto quella che viene chiamata da Dahl post-democrazia. E il regime, chiamiamolo post-democratico, ma questo è un punto fondamentale per la parte Construens, segna la massima disconnessione fra capitale e democrazia. Io credo che siamo arrivati al punto di massima disconnessione fra capitale e democrazia, cioè il capitale non sopporta nemmeno più quell'apparato liberale di democrazia che pure è nata dalle sue rivoluzioni. Tanto è vero che viviamo in un permanente stato di eccezione e si delinea una incompatibilità assoluta fra capitale e vita, cioè vi è un feroce dominio, un feroce rapporto biopolitico. E questa, oltre alla contraddizione capitale-lavoro, oltre alle contraddizioni classiche, oltre le contraddizioni sociali di cui in qualche modo abbiamo parlato oggi, quella ecologica, vi è una contraddizione fra capitale e vita. Pensiamo, non ho tempo per fare molti esempi, faccio uno soltanto, pensiamo alla Val di Susa. Ecco, lì dove non vi è un rapporto capitalistico soltanto di tipo classico, ma lì viene imposta la legge marziale. Cioè, per portare avanti il progetto del capitale, ma lì come nella Terra dei Fuochi, come a Taranto, come a Bagnoli, si impone in qualche modo uno stato di guerra. Questa è la disconnessione massima fra capitale e democrazia. Si impone uno stato di guerra con la legge marziale e con la Procura di Torino che applica la legge marziale nei confronti dell'avanguardia di lotta. Quindi non è vero che è sempre tutto uguale. Non è vero che sarebbe tutto uguale, vi è un dato di discontinuità nella ferocia dell'oppressione capitalistica. Anche perché muta profondamente anche la composizione tecnica del capitale. In Europa, se ne è accennato, ormai siamo ad un sistema europeo, dico a Roberto, a Musacchio, che si muove sul terreno dell'ortodossia ordoliberale, cioè al diritto comunitario, mi permetto per brevità solo questo accenno, il discorso sarebbe lungo, al diritto comunitario si sostituisce la violenza della moneta, quindi io credo che sia il tempo anche in Italia, senza anatemi ma anche senza trionfalismi, sia il tempo di, soprattutto dopo la vicenda greca, che poi è la vicenda europea, il tempo di discutere la differenza fra moneta unica e moneta comune, con tutti gli aspri e contraddittori processi collegati, ne ha parlato appunto nel suo ultimo libro Gallino. Ma aumentano in Europa, questo dobbiamo vederlo con attenzione, ma aumentano in Europa anche le contraddizioni, cioè
fattori in qualche modo, chiamiamoli così, di ingovernabilità sul sistema politico istituzionale, dovuta a molte questioni, a molti temi. Ho già detto prima brevemente della crisi della globalizzazione liberista, della crisi di modello. Beh, c'è una crisi dei migranti e dei rifugiati che ormai è una crisi dell'Europa stessa, delle sue istituzioni, del suo progetto di integrazione. Quindi tocca anche a noi, insomma, il difficile compito di rovesciare questa crisi nell'apertura di un nuovo campo di possibilità politiche, che vi sono anche guardando, ovviamente molto fragili sono aspre, fragili, combattute, ma anche episodi degli ultimi mesi, penso all'antifascismo. Non dimentichiamo che all'interno dell'Europa abbiamo i muri, in questa crisi delle migrazioni, abbiamo l'Ungheria, la Polonia, la Croazia, ma stanno anche, che mi sembra un dato agghiacciante, ai nostri confini, abbiamo il nazismo ai nostri confini, ma abbiamo anche con grande... Sì, appunto, infatti ho parlato della TAV prima, ce l'abbiamo anche dentro, ma stanno nascendo forme di organizzazione antifascista, antirazzista, grandi reti civiche, grandi reti di movimento. Penso a rotture istituzionali del capitale, la vicenda portoghese, che pure non è nulla di straordinario, perché tutto sommato se va bene si va a costruire un governo con dentro il Partito Socialista, insieme al Partito Comunista e al Blocco di Schierda. E però, voglio dire, lì un capo dello Stato è costretto a non rispettare nemmeno l'ordine liberale delle contraddizioni, non dà il mandato a chi pone la coalizione che avrebbe vinto le elezioni. Ecco, allora questo mi porta all'ultima osservazione. Io credo che contro la retorica populista occorre ritessere la tela che Sennett chiama componente rituale per la formazione di segmenti di classi sociali. Parlo di conflitti, di linguaggi, di pratiche mutualiste, di pratiche autogestite, intorno alle quali formare nuovi sistemi di relazioni sociali, coalizioni sociali contro la frantumazione, cioè il fare società in senso classico. Io credo che questa sia la risposta. Piero molto intelligentemente poneva la domanda sul rapporto pubblico-privato. Io credo di averlo detto mille volte, di averlo scritto, io sono molto d'accordo con lui, il tema è la socializzazione. Potremmo partire dalle fabbriche argentine che sono state recuperate dal lavoro auto-organizzato delle lavoratrici e dei lavoratori, degli operai, che è un'esperienza interessante, che sono piccole esperienze importanti anche in Italia. Ecco, ma io credo che uscire dalla dicotomia pubblico-privato significa rilanciare autogestione, mutualismo, un sistema di relazioni. Finisco con una provocazione da questo punto di vista, che credo che sia finito il tempo, vero? Sì, però provoca. Lo dico solo così, semplicemente. Io credo, ho scritto anche nel contributo modesto del libro, io credo che noi dovremmo reimparare seriamente dalla prima internazionale, da quel periodo appunto che Massari diceva breve, ma è importante, dalla prima internazionale. Cioè dall'idea appunto di un bene comune che insieme, coniugandosi col mutualismo, crea uno scontro con l'istituzione, con il capitale, in un rapporto conflitto rivolto a soggettività. In questo senso penso che sarebbe bene rileggere, perlomeno per me è stato importante, è stato uno dei miei maestri, credo sia stata troppo facilmente dimenticata l'esperienza di Pino Ferraris, delle sue analisi, quando, partendo appunto da lontano, dice attenzione che la grande autocritica dei comunisti è partita dal fatto che hanno aderito, perché ha vinto allora, hanno aderito al modello tedesco di costruzione del partito comunista, del partito operaio, mentre c'era un modello francese, un modello cooperativo, un modello mutualistico che fu sconfitto sul campo allora e che noi dovremmo recuperare. Ecco, io credo che in questo senso noi potremmo anche ricostruire in qualche modo un rapporto fra un'analisi, una ricerca e, come dire, il marxismo e anche la revisione autocritica della nostra storia,
come un dato che ci permette di discutere, di parlare partendo dalle contraddizioni dell'oggi, senza buttare via il bambino, buttando via tanta acqua sporca, ma soprattutto tentando di ricostruire all'interno dei conflitti sociali che comunque vi sono e vi saranno, perché non avremo grandi movimenti generali di lotta, ma avremo movimenti spuri, movimenti difficili, avremo rivolte. Ecco, noi all'interno di queste rivolte dovremo sapere ricostruire anche un filo rosso di un sistema di valori e di un patrimonio storico, senza lasciarlo alla critica roditrice dei topi, come ci avrebbe detto appunto il maestro. I grandi topi. E il topo.